Rieccoci insieme con Italo 5 Palmi del quotidiano italiano 0850199998, il numero per intervenire in diretta. Tra pochissimo anche le parole di De Luca in conferenza stampa pochi minuti fa. Dante, prima parlava ovviamente del non gioco, ne abbiamo parlato anche prima. Ciò che preoccupa Italo è soprattutto no, l'involuzione che abbiamo visto in queste settimane. Ultime, Sì. poi È le ultime due brutte prestazioni, molto brutte contro Livorno e Vicenza. stato proprio questo il problema. Qualora non fosse arrivato il risultato, magari per sfortuna o per delle altre situazioni, allora, vabbè, dai, è capitato, è successo, però fondamentalmente siamo molto vicini. Cioè, Nicola sta quasi pareggiando tutte le partite che ha disputato Mangia sulla panchina Sì, del Bari. Siamo molto i numeri vicini come sono per risultati. Mangia 14 partite, 16 punti. Invece per quanto riguarda Nicola, 12 partite, 14 punti. Più o Siamo là, meno siamo là. siamo lì. Cambiato sul piano dei numeri, È cambiato è poco, ma cambiato poco. soprattutto da gennaio non c'è stata un'evoluzione nel gioco, capito? E questo è il problema reale, perché a questo punto se no non staremo parlando di nulla, perché dice, vabbè, il gioco comunque si vede, dai, i ragazzi stanno cominciando a giocare meglio, allora uno magari alza le mani e dice, vabbè, ragazzi, vi aspettiamo, speriamo che i risultati arrivino presto, però fondamentalmente è quello che manca, il Sì, gioco. ancora vista, ripeto, poco l'impronta di Davide Nicola, perché spesso vediamo, ripeto, continui lanci lunghi, pochi poi, poca palla a terra e anche fatica poi a mettere l'uomo davanti alla porta, Esatto, quindi ma perché pochi ci sia lanci, no, scusami, troppi lanci troppi lanci lunghi lunghi, troppi, troppi. significa mettere l'attaccante nella condizione più difficile, cioè quella di giocare spalle alla porta, Sì, quando l'abbiamo detto, invece. Ebago all'ultima partita quasi ha fatto da stopper Esatto. Ma noi praticamente. parlavamo con Salvatore Guastella l'altro giorno, lui mi diceva, guarda, è così il calcio, cioè bisogna andare sul fondo, sulla sinistra, sulla destra, crossare al centro, perché se tu ci pensi bene, è l'unica vera occasione nella quale l'attaccante si trova di petto di fronte alla porta. Punto. Ecco perché io sono convinto che comunque lo stesso Nicola penserà a soluzioni nuove sino a partire dalla gara Vedremo. contro il Lanciano. Anche perché mi Dunque. piacerebbe vedere uno come Bagua, uno fisico, ha tentato una rovesciata bellissima perché so l'altro giorno. Mi piacerebbe vederlo, però messo nella condizione ideale per Sì, perché poter così andare di fronte al fa fatica anche portiere. lui a giocare in Esatto. questo modo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì. Damiano da Fresca. Ciao Damiano. Ciao. Allora, io vorrei contestare questa puntata che voi state facendo riguardo agli abbonati che devono pagare i biglietti a 1 euro. Per me questa, la società, è un punto in più che fa a suo favore, perché agevola i Ma infatti tifosi noi non a. stiamo contestando la Perché abbiamo scelta detto? della società, Vabbè, ma però ci poi sono ovviamente ogni tifoso la può tanti che pensare a modo proprio. contestano questo metodo di fare. Non si può fare questo, cioè questa è una società nuova, dobbiamo avere un po' di come posso dire, come posso spiegarmi, dobbiamo essere contenti di queste iniziative. Grazie comunque, grazie per il tuo Ma è quello che intervento. abbiamo detto esattamente prima. Ho detto io personalmente, nel momento in cui un'iniziativa del genere serve per avvicinare più gente allo stadio, perché no? Ho detto questo, quindi c'è nessuna polemica Sì, assolutamente. non è La polemica assolutamente. era riferita diciamo, al tifoso che ha rateizzato l'abbonamento, tutta una serie di situazioni, ma ho detto io se proprio dovessi mettermi nei panni di quel tipo di tifoso, allora potrei polemizzare, ma noi qui personalmente non stiamo polemizzando. Siamo pronti con De Luca, l'ho sentito per noi Barbara Cirillo, allora ascoltiamo cosa ha detto in conferenza stampa. A Lanciano è stato il mio primo gol, quindi speriamo di ripetersi, di ripetermi e soprattutto di portare a casa dei punti che in questo momento per noi sono fondamentali. Ci troviamo bene, perché comunque con Giulio già a Varese ci giocavo insieme, poi con Galano abbiamo diciamo delle caratteristiche un po' simili, quindi penso che sia anche un bel vedere quando siamo in giornata e giochiamo bene. Quindi speriamo sabato di ripeterlo, perché ripeto, i punti di sabato sono veramente fondamentali. Ma noi sinceramente in questo momento non abbiamo nessun tipo di obiettivo. Il nostro obiettivo è pensare alla partita di sabato e pensare partita dopo partita, perché solo così possiamo tirarci fuori da questa situazione. Non è da tutti i presidenti fare delle conferenze del genere, quindi nel senso, anche a noi giocatori comunque ci ha fatto
ci ha fatto più che bene, quindi però penso che alla fine anche dentro di noi, ognuno di noi deve anche pensare comunque alla prestazione che abbiamo fatto col Vicenza, quindi dobbiamo cercare di dare un po' una scossa, un qualcosa per veramente cambiare le cose. Poi io sono anche un po' un ragazzo particolare, nel senso che comunque io sono uno che magari alcune volte a posto di pensare gli dice al momento le cose, quindi è normale che quando un giocatore, per esempio, che è arrivato a due partite positive, esce dopo 4 minuti del secondo tempo, è normale che mi arrabbi. Sicuramente la colpa non è dell'allenatore, è la colpa dei giocatori. La colpa è nostra, perché comunque con una squadra come la nostra non fare neanche un tiro in porta contro il Vicenza, ma con tutto rispetto, due punti di domanda ce li facciamo, perché comunque durante la settimana l'allenatore non è che sta in panchina e non spiega niente, anzi. E quindi dobbiamo anche dentro uno dei giocatori farci un esame di coscienza, perché col Vicenza non puoi non tirare in porta una volta. Più gente viene allo stadio, per noi ci caricano sempre di più, però penso che alla fine ogni sabato, ogni settimana comunque i tifosi del Bari non hanno mai mancato a livello di pubblico, quindi ovvio, più gente c'è allo stadio meglio è per noi, quindi cercheremo di farle andare stavolta a casa con un risultato giusto. Sì, voglio andare contro la scaramanzia, quindi voglio vedere adesso quella cresta rossa, visto che non l'ho mai fatta, vediamo cosa viene fuori. Vabbè, io sorvolerei su quest'ultima battuta, sì, sì. Parlare ora di creste rosse, dai, gialle, bianche, stare, no, in un momento così delicato magari... No, mi preoccupa una sola cosa di tutto quello che ha detto Luca. A me non fanno impazzire le conferenze stampa dei calciatori. No, assolutamente, sono di una noia pazzesca, sì. Magari forse anche colpa nostra, guarda, ti dirò anche questo. Però, cioè dire non abbiamo un obiettivo... Cioè, l'obiettivo è fare più punti possibili in poche partite. Che significa? No, vabbè, giochiamo partita per partita, cioè le solite cose, la solita solfa, cioè ha stancato proprio. In ogni caso comunque ammesso, come alla fine delle cose vengono provate in allenamento, la colpa poi è degli stessi calciatori se non riescono a tradurre il pensiero di Nicola, quindi ha fatto una sorta di mia colpa. Anche se devo dire poi lo stesso, no, De Luca è uno di quei giocatori che sono maggiormente cresciuti rispetto all'inizio stagione, per qualcosina la sta facendo vedere, comunque un giocatore che riesce a dare anche una certa vivacità per il reparto offensivo. Ma infatti a me piace molto. Si discuteva ovviamente più la conferenza stampa, no? Che il modo di giocare. Io poi metterei da parte la Creso. Queste cose sono cose carine, insomma, sì, fanno un comunque. Po'... Ti ricorderai anche quel galletto in testa? Proprio galletto in testa, sì, arrivo... terribile, sì, me lo ricordo. Ora, il pensiero deve essere solo il campo e dare tutto sul terreno di gioco. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Ciao Cristian, buongiorno, Antonio da Bari. Ciao Antonio. Ciao. Una proposta. Sì. In premesso, sono un tifoso tribunalista a costo pieno. Sì. E in questo momento l'obiettivo è quello di essere vicino alla squadra, punto. Meglio più siamo, meglio è. Però una proposta. Sarebbe più carino, proprio per rispetto per gli abbonati, riservare alle persone che arrivano a un euro una parte del settore per evitare che l'abbonato passi il tempo a litigare per far sì che il suo posto venga liberato. Credimi, all'abbonato è questo che dà più fastidio, più che avere lo stadio pieno, perché lo stadio pieno non può far altro che agevolare il Bari. Punto, solo questo. Grazie per il tuo intervento. Magari giriamo la proposta direttamente, certo, al certo. Anche perché al mi sembra di capire che il malumore è abbastanza esteso. Magari tu, Italo, porti un amico allo stadio, poi te lo ritrovi comunque distante da te. Però... Non ha neanche il minimo senso. Però... No, dico, alla fine davvero è difficile poi sì, ho capito, conciliare però... le esigenze. Certo, abbiamo tutti scatenato l'ira di alcuni tifosi, forse. Però non lo so. Sai, comunque io ripeto, alla fine in questo momento è importante davvero essere compatti e cercare di superare l'ostacolo lanciano, perché tifosi strisciati, guardando, cerchiati, non parliamo di strisciati, però stavamo dicendo prima il fatto degli strisciati. No, dico perché obiettivamente guardando la classifica un po' di timore, cioè intanto il Brescia, che avrà comunque dei punti di penalizzazione, ha cambiato allenatore, c'è Calori, dunque si muovono anche le dirette concorrenti. Sì, però noi
Ecco il motivo per il quale stavo criticando De Luca. Noi dobbiamo pensare veramente soltanto a noi stessi in questo momento. È fondamentale vincere sabato, è fondamentale vincere, insomma, comunque fare un risultato positivo nelle prossime 3-4 partite, perché se no non usciamo più. Sì. Anche perché, visto quanto è corta tra l'altro la classifica, no? Un paio di sconfitte si rischia veramente di sprofondare e sarebbe la fine. Lombardi che deve cambiare marcia anche al San Nicola, perché ha ottenuto solo 18 punti su 30, sì. Quindi questo significa che il Bari anche in casa davvero davvero stenta, dovrebbe essere un fortino il San Nicola, invece i punti raccolti sono davvero pochi. Sì, ma perché alla fine, nonostante l'apporto che possono dare ad esempio i tifosi, tutto il calore, è proprio l'atteggiamento in campo quello che è mancato, ed è stato lo stesso di quello che abbiamo avuto fuori casa, spesso e volentieri, capito? Quindi io credo che l'approccio alla partita sia veramente fondamentale, e poi non mi devo sentire l'allenatore che mi dice ma noi i primi 3-4 minuti abbiamo giocato bene. 4 minuti su 90, insomma, io due domande me le pongo. Sì, anch'io li feci comunque una. Poi è chiaro, ti arriva il gol di ginocchio, un po' ti spezza le gambe. Una domanda per carità. In conferenza stampa sul come poter migliorare il gioco, lui mi disse: creiamo 6-7 palle gol a partita, il gioco c'è, quindi anche quella risposta non. Quali palle gol? Infatti. 6-7 palle gol la partita, io non le ho viste, sinceramente. Forse avevo abbassato lo sguardo in quel momento. Vabbè, in ogni caso, magari avremo modo anche di parlarne domani direttamente con Mister Nicola, perché è importante soprattutto affrontare con lui certi problemi. Un'altra telefonata, pronto? Sì, Cristian, Nicola Tripertista. Ciao Nicola. Ciao Cristian. Allora, quante volte hai chiamato in questa settimana? Ti ho sentito anche ieri, sei sforato. Ma ieri Enzo mia, lo so. Vabbè. è che sto senza lavorare, allora chiamo voi. No, vai. Non chiamo più. Allora, è vero, ho forato la testa. Io sono il tripletista, quindi non fare tre. Sei diffidato, allora, sei a rischio, no, vai. Sì, lo so. Allora ascolta, due considerazioni. De Luca sta in palla, lo vedo bene all'allenamento, cioè si muove, eccetera. La seconda è l'intervista scontata comunque che ha fatto, perché non ha detto niente praticamente cioè sono fotocopie le interviste, e anche l'intervista di Paparessa dell'altro giorno, secondo me non ha avuto nemmeno tanto, cioè tutti dicono che è stata una bella intervista, io onestamente non ho trovato questa grande intervista. Ma non è stata un'intervista infatti quella? Sì, una conferenza stampa, ma non ha detto niente, ha detto le cose che diceva ad agosto quando ha preso il Bari. Diciamo che lui in questo momento ha voluto soprattutto alleggerire la pressione verso la squadra, verso Davide Nicola, mettendoci la faccia di prima persona, almeno questo era il tentativo. L'ultima cosa, Cristian, il fatto di ieri dell'assessore Petruzzelli sui petali dello stadio, da fonti certe io so che se l'intervento viene fatto insieme a tutti i petali, il costo si abbassa notevolmente, non come ha detto lui, che ogni petalo costa, ogni petalo 150 mila euro. No, sì. Vabbè, a me hanno detto che se viene fatto l'intervento congiunto su tutti, il prezzo si abbassa notevolmente, fonti certe. Non lo so, però di sicuro una spesa magari ingente che in questo momento non si può affrontare. Sì, Nicola, vai a chiudere. Continuiamo. Allora, finanziamoci noi tifosi e gestiamo noi questa cosa dei petali. Anche questo devono fare i tifosi, Nicola, mi sembra troppo, che pure i tifosi debba sobbarcare. No, pure vai, i petali no, ragazzi. non sarebbe assolutamente giusto. Lasciamolo fare chi di competenza, soprattutto io personalmente non posso parlare di cifre perché sono completamente ignorante su questo argomento e lo ammetto tranquillamente, penso se la debbano vedere diciamo appunto chi di competenza. Amen. Siamo quasi in chiusura, davvero... Sì. Un ultimo pensiero, Italo, libero, vai. Un ultimo pensiero libero, no, non mi far fare il critico, per favore. No. L'unico auspicio, ovviamente, è che il Bari possa risalire la china immediatamente, perché noi senza il Bari non viviamo, fondamentalmente. E tu sai, nonostante ci venga detto spesso, ma voi giornalisti, vivete la bella vita, così, ragazzi, se il Bari va giù, noi abbiamo smesso di lavorare. Questa è la verità. Va bene, dai, sei stato chiaro. Un grazie a Italo Cinque Palmi del Quotidiano Italiano. Grazie anche a voi. A domani con il bianco e il rosso TV Sport e con Enzo Tamborra. Ciao. Ciao. I got it.